Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò la febbre e la febbre la lasciò, e subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato», e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Predicare e guarire. Questa è l'attività principale di Gesù nella sua vita pubblica. Con la predicazione egli annuncia il regno di Dio e con le guarigioni dimostra che esso è vicino, che il regno di Dio è immesso a noi. Venuto sulla terra per annunciare e realizzare la salvezza di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, Gesù mostra una particolare predilezione per coloro che sono feriti nel corpo e nello spirito: i poveri, i peccatori, gli endemoniati, i malati, gli emarginati. È il vero Salvatore. Gesù salva, Gesù cura, Gesù guarisce. L'opera salvifica di Cristo non si esaurisce con la sua persona e nell'arco della sua vita terrena. Essa continua mediante la Chiesa, sacramento dell'amore e della tenerezza di Dio per gli uomini. Curare un malato, accoglierlo, servirlo e servire Cristo e la carne di Cristo. Pertanto ciascuno di noi è chiamato a portare la luce della parola di Dio e la forza della grazia a coloro che soffrono e a quanti li assistono, perché il servizio al malato sia compiuto sempre con più umanità, con dedizione generosa, con amore evangelico, con tenerezza.